Consigliere Foroni, parliamo di una risoluzione che si discute oggi in aula, riguarda il protocollo per la sicurezza in ambito Expo, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza degli appalti. Cosa chiedete? Noi chiediamo che quanto già fatto durante Expo, che ha funzionato perfettamente, cioè quel protocollo di legalità sottoscritto nel 2012 per impedire infiltrazioni di tipo mafioso nell'area Expo, oggi sia esteso anche a tutta la fase successiva del dopo Expo, nel senso che tutto quel sito dovrà essere smantellato, i padiglioni dovranno essere smontati e quindi ci sarà certamente del lavoro da fare. Questa è una cosa positiva, nel senso che ci saranno imprese che lavoreranno e non possiamo certamente permettersi che all'interno di queste imprese vi siano quelle con legami di tipo mafioso. Siamo riusciti a tenerle fuori per la preparazione del sito, certamente non possono rientrare dalla finestra in questa fase. Quindi chiediamo che quel protocollo di legalità che è stato sottoscritto appunto per la realizzazione del sito espositivo sia applicato con le medesime procedure anche per quanto riguarda la fase di smantellimento di quel sito. Il lavoro non è ancora finito, l'attenzione contro le infiltrazioni mafiose sulla Expo non è finita con la chiusura della manifestazione, c'è ancora tanto lavoro da fare su quel sito e ci deve essere la massima attenzione per evitare qualsiasi tipo di infiltrazione mafiosa. Questo significa però che il protocollo ha funzionato, se chiedete. Il protocollo certamente ha funzionato e ha certamente funzionato perché ha esteso tutti i tipi di controllo, non solo la fase dell'appalto ma anche la fase del subappalto e la fase delle varie, dei subcontratti, contratti e subcontratti successivi, cioè un controllo su tutta la filiera degli appalti relativi all'area Expo. La stessa cosa deve essere fatta successivamente in fase di smantellamento del sito.